Intanto buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, è davvero una vetrina importante quella di Didacta, questi 3 giorni sono stati fantastici, un sacco di gente, tanti ragazzi, tanti docenti, tanti dirigenti. Questa fiera l'abbiamo voluta dedicare a Salvemini perché? Perché noi pensiamo che la scuola debba essere una scuola libera, una scuola dove ai ragazzi bisogna insegnare non cosa pensare, ma come pensare, e quindi questo è il tema fondamentale. Noi abbiamo voluto che l'istituzione più importante della nostra nazione fosse appunto la scuola, perché riteniamo che oggi la scuola debba dare tutte quelle conoscenze e competenze che servono poi per entrare nel mondo del lavoro, e quindi la scuola rende liberi, e quindi la scuola è un luogo dove le nostre menti, i nostri cervelli, i nostri ragazzi devono continuare a pensare, a lavorare, a discutere e ad avere anche quel senso critico nell'approccio con i problemi che oggi sono complessi, e quindi la scuola può fare tutto questo. In questa fiera di Didacta noi abbiamo la parte dedicata ai nostri progetti, alla nostra scuola pugliese. Abbiamo creato questo spazio Before, che è uno spazio dove abbiamo presentato tutti i nostri progetti fatti negli anni passati, quelli che faremo nei prossimi anni, e abbiamo fatto comprendere che la scuola pugliese, insieme agli ITS, insieme alla formazione professionale, sono delle eccellenze e che meritavano appunto di essere guardati, di essere osservati e di essere raccontati. Questo è Before, e l'abbiamo voluto proprio per questo motivo. Sino a qualche tempo fa la tecnologia era anche nella scuola non abbastanza considerata, anzi veniva allontanata, e si è sempre preferito ovviamente la lezione frontale. Oggi purtroppo, o fortunatamente, dipende dai punti di vista, non è più così. Oggi la tecnologia deve essere utilizzata, l'intelligenza artificiale deve essere completamente utilizzata dai nostri ragazzi, dalle nostre scuole. Deve essere però gestita, noi dobbiamo essere in grado di gestire la tecnologia, di gestire l'intelligenza artificiale e quindi di essere padroni dell'intelligenza artificiale, quindi dobbiamo servirci dell'intelligenza artificiale, e quindi le scuole devono essere tecnologiche, devono utilizzare tutta la tecnologia, anche perché i ragazzi, i nostri studenti, le nostre studentesse sono generazioni connesse, vivono con la tecnologia, e quindi la scuola deve essere il luogo dove loro la devono assolutamente utilizzare. Anche perché la scuola è a tempo pieno oggi, bisogna tendere la scuola a tempo pieno, e quindi abbiamo bisogno di tanta tecnologia anche per connetterci poi con il mondo del lavoro, perché poi anche le aziende la utilizzano, quindi è chiaro che questa sconnessione tra scuola e mondo del lavoro non ci può essere, quindi deve essere un continuo e ci deve essere un collegamento importante tra scuola e lavoro. A pomeriggio alle ore 14 abbiamo un talk show importante con Magistà, con Cristina Greco, racconteremo un po' quella che è la scuola, quelle che sono le prospettive, quello che i ragazzi vogliono, perché poi i ragazzi sono i nostri protagonisti, sono, molto spesso si dice che sono il futuro, io penso che siano anche il presente, quindi parleremo di tutto questo, parleremo di quello che abbiamo fatto in questi anni anche con Cristina Greco, che è stata presidente fino a qualche giorno fa di Indire, ed è stata la presidente anche della commissione di conferenza Stato-Regioni che raggruppava tutti gli assessori d'Italia sulla formazione, istruzione e lavoro, e quindi racconteremo un po' tutto quello che è stato fatto e quello che si dovrebbe fare.